Beh, possiamo andare. Già, niente ci trattiene. Beh. Un giorno a Telenovilandia i Teletubbies facevano un giro sul Duck Duck. La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! La giungla! Chissà chi vive lì dentro! È chiusa! Ci serve la chiave! La chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una torre! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, su le braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta della giungla! Coraggio! Wow! In questa giungla non si vede niente! Un giorno a Teletubbilandia i Teletubbies facevano un giro sul Duck Duck. Bella musica. Un flauto senza sosta. Sarà meglio tenerlo da parte, Daisy. Non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta. La ballerina sulle punte. Non è chiusa! Andiamo! Facciamoci restituire il grillo Zikiti dalla ballerina sulle punte! Sulla nave e riprendono il loro viaggio intorno al mondo. Addio, Borneo! Addio, mangrovie! Un giorno a Teletubbilandia i Teletubbies facevano un giro sul Duck Duck. Così volerete sempre più. Se forte forte le vostre ali batterete, i pappagallini al loro posto con me riporterete. Serve altra energia. Battete le ali con me, amici. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Sì, mi state davvero aiutando, amici. La vostra energia sto sentendo. Massima potenza. Pipistrellini, battete le ali. Battete ancora un altro po'! Manca un pappagallino! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo riportato tutti i pappagallini nella loro gabbia! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Davvero un bellissimo
ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un cane! Con una pettinatura davvero buffa! Noi sappiamo chi è stato ad acconciarlo, vero? Lo strambo acconciatore! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come una torre! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Forza! Oltrepassiamo la porta del cane con la buffa acconciatura! Angelica, Marco, Giulia e Michele, Emma, Sofia e Gabriele, Anna, Tommaso, Beatrice e Giosuè, abbiamo un cucchiaio per te! Il regalo per te, il cucchiaio con il tuo nome! Che altro può fare felice di lei Farfalù? Magari le piace ballare. Amica Cibis ha ragione, provare danza Farfalù! Coraggio, andiamo a vedere dove è finita la palla! Si sposti, la prego, leone marino! Perché? Ciao, ciao! Noi andiamo a fare un balletto sul palco! Venite a vedere! Sulla nave e riprendono il loro viaggio intorno al mondo. Addio, Borneo! Addio, mangrovie! Ferni, il taccuino! Eccolo! Dai, che cosa stiamo aspettando? Recuperiamolo subito! Devi darmi il taccuino! È davvero brillante! Un gattino! Pensate che ci siano dei gattini dentro? Io adoro i gattini! Sono morbidi, soffici e fanno le fusa quando li gratto dietro le orecchie! Come i draghi! È chiusa! Occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete, come un'asta. Mettetevi sulle punte dei piedi. Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo. E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Oltrepassiamo la porta del morbido gattino! Andiamo! Vedo molti cuscini strani, ma nessun gattino! Per caso vedete la prossima porta? Eccola lì! Credo proprio che sarà super facile! Che soffice! Avete sentito? Sembrano fusa! Bella musica! Un flauto senza sosta! Sarà meglio tenerlo da parte, Daisy. Non si sa mai, potrebbe tornarci utile più tardi, sai?
La terza porta! La ballerina sulle punte! Non è chiusa! Andiamo! Facciamoci restituire il grillo Zichinti dalla ballerina sulle punte! Un gattino! Pensate che ci siano dei gattini dentro? Io adoro i gattini! Sono morbidi, soffici e fanno le fusa quando li gratto dietro le orecchie! Come i draghi! È chiusa! Occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più... Un giorno a Teletabilandia i Teletubbies facevano un giro sul Duck. Se alla banca a mezzogiorno perderanno sicuramente la partita! Ho risparmiato i soldi della mia paghetta e ho messo da parte ben $18 da versare sul mio libretto! Che bravo, $18! Sono parecchi soldi, Sandrino! Scommetto che... Aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui! Riuscire a superare gli oranghi se non fanno altro che dondolare! Aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui! Scopri di più su Oasi nella crescita. Bene, corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle. È un sottomarino. Wow. Io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George. Freddy, che ci fai qui? Frank, non ci si immerge in acqua senza il boccaglio. Incredibile, hanno risolto il puzzle. È un sub! Non ho molto tempo e vado di fretta. Hai dei pacchi per me? Indizio davvero interessante. Angelica, Oscar, Toby and Lynn, Charlie, Sophia and Jim, Alfie and Thomas and Jasmine and Sue. We got a free spoon for you. Get a free spoon with your name on it. Che Celeste non lo scopra. Aspetta un momento, forse stai pensando la stessa cosa che sto pensando io. Beh, sembri un ragazzo sensibile e serio. Accomodati. Wow, belle quelle nuvole. Ti ringrazio, sono le nuvole del tramonto. E tutti questi fuoristrada in movimento. Stia tranquilla, non lavorerà nessuno quel giorno, signorina Coniglio. Mimmi, è semplice, guarda me. Caro Babbo Natale, vorrei una bambolina. Buon Natale dalla tua Gelsomina. Che cosa dice il libro? Accipicchia, che bel banchetto! Anche questa volta l'avventura è finita bene, per i Barbapapà e per i rinoceronti. Riccioli d'oro, orsetto! Ah, è il troll! Un ombrello. Pensate che all'interno stia piovendo? Su, scopriamolo. Io porto la radio. Chiunque l'abbia scritto non parlava di una ricetrasmittente. Probabilmente parlava proprio di una radio. Perciò se oggi una signora ha comprato una radio, significa che la rapinatrice di banca è una signora che... Che vuole ascoltare la musica mentre rapina la banca. Davvero un bel ballo, amici miei. La seconda porta. Guarda! Che cos'è quello? Quello lì è un armadillo, Daisy. Un'arma cosa? Un armadillo, Daisy. Gli armadilli sono delle piccole creature molto interessanti che si trasformano in una palla. È chiusa! Ci serve un'altra chiave volante. Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come?
Anche questa volta l'avventura è finita bene per i Barbapapà e per i rinoceronti. Bo e il Drin Drin. Ciao amici, che bello che siete qui. Wow, come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi? Le impronte, andiamo. È tutta ciccia, sì sì sì. Non è buono lo zampone. Sì che è buono lo zampone. Questa è fatta a tortiglione. Questa è fatta a tortiglione. Con la pochetta, la grappa perfetta, uova e pacetta o cotoletta. O tuoi zamponi o i salsiccioni, come li fai sono sempre buoni. Ragazzi, avete sentito che ritmo? Già, forse dovremmo rallentare un po'. Scherzi, va bene così. Chi va piano va sano e va lontano. Eh sì, ma in macchina? In bicicletta. Sullo scooter. Beh, avete ragione, ma ora so che pezzo fare. Pronti per la carica? Siamo forti, forti come un toro! Fate uscire il torero! Chissà chi vincerà tra i due rivali! Sorpresa! Ghiti, diccelo tu! Ora che le scimmie non ci sono più, posso dirtelo, mi è rimasto un altro sacchetto di popcorn. Ciao ciao! Un giorno a Teletabilandia era ora di giocare a fare finta. Fare finta! Sembra che qualcuno abbia bisogno di un abbraccio. Il peluche preferito di Daisy è scomparso. Altre 5, 4, 3 code, su! Saltate tutti per raggiungere la porta laggiù. Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima Bo-potenza! Saltate, amici miei! Ci siamo quasi! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il vicolo dei gatti. Ci siamo riusciti anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo, ballate con noi. Vediamo che ballo sapete fare poi. Forza amici, ballate. Amici, la seconda porta. Un barboncino. Un soffice barboncino. È chiusa. Ci occorre un'altra chiave volante. Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico. Allora allunghiamoci. Alti come un albero. In punta di piedi. Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, su le braccia tendiamo. E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Oltrepassiamo la porta del soffice barboncino. Andiamo! È davvero buio qui dentro. Non vedo niente. A me sembra tanto l'arena di un circo. Per caso vedete l'ultima porta? Oh! Eccola lì!
Amici miei, credo proprio che questo sia un circo. E noi siamo esattamente nel circo. Barboncini non ci lasciano passare. Benvenuti alla piramide di soffici barboncini. Per superarla, unirvi allo spettacolo dovete. Perciò arrivate in cima alla piramide prima che potete. Come facciamo ad arrivare lassù? È così alto. Per poter arrivare in cima alla piramide, dovete imitare un animale. Imitare un animale. Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per salire in cima alla piramide dei soffici barboncini? Un verme che striscia? Un piccolo insetto che cammina? O una scimmia che si arrampica? Angelica, Oscar, Toby and Lynn, Charlie, Sophia and Jim, Alfie and Thomas and Jasmine and Sue. We got a free spoon for you. Get a free spoon with your name on it. Bene, corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle! È un'ancora! Lo sanno tutti che gli spaghetti crescono sugli alberi. Cosa possiamo piantare allora? Principalmente frutta e verdura, Norri. Pocoyo! Sicuramente Stephanie vive qui. Stephanie! Eccellente, hanno risolto il puzzle delle forme! È un gufo! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È un polipo! Eccellente, hanno risolto il puzzle delle forme! È un gufo! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È una balena! Ben fatto! Bene, corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle! È un pesce palla! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È un polipo! Ben fatto! Bene, corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle! È un pesce volante! Incredibile! Hanno risolto il puzzle! È un polipo! Dov'è Yo-Yo? Ecco Yo-Yo! Ancora! Dov'è Yo-Yo? Incredibile! Hanno risolto il puzzle! È una medusa! E ora? Il giorno! Io sento aria di festa in arrivo, amici! Bello essere un falegname, ma essere un cantante è divertente! Io sento aria di festa in arrivo! Corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle! È un tricheco! Mi sto abituando al successo, sono tranquillissimo! Sai, Tasty, io invece sento ancora un certo brivido! Io mi emoziono per un non nulla! E allora cosa succede? Ci si blocca! Si arrossisce! Si va in tilt! Sapete, stavo pensando, c'è proprio un pezzo che fa per noi! Ragazzi, avete sentito che ritmo? Già, forse dovremmo rallentare un po'. Scherzi, va bene così. Chi va piano va sano e va lontano. Eh sì, ma in macchina? In bicicletta. Sullo scooter. Beh, avete ragione, ma ora so che pezzo fare. Ragazzi, avete sentito che ritmo? Già, forse dovremmo rallentare un po'. Scherzi, va bene così. Chi va piano va sano e va lontano. Eh sì, ma in macchina? In bicicletta. Sullo scooter. Beh, avete ragione, ma ora so che pezzo fare. Ragazzi, ho tutti i tasti doloranti. Che pezzo volete suonare? Suoniamo un pezzo pazzo, ma che non sia una pizza. Idea, facciamo quello del bambino con un pozzo. Via! Ragazzi, siamo davvero niente male. Beh, basta un po' di buona volontà.
A proposito, lo dice anche un nostro pezzo. Sì, sì, mi piace un sacco. Party sexy. Grande Kitty, sei davvero travolgente. Ma dai, Drami, se sono qui buona come un agnellino. Avete pensato al prossimo pezzo? Come no? Chi ti ha lanciato l'idea? D'accordo, allora si va! Ah, e deve ancora arrivare il meglio! Ah, e deve ancora arrivare il meglio! Cosa? Oh no! Più veloce, Rudy! Più veloce! Cosa? Oh no! Più veloce, Rudy! Più veloce! Mi chiedo solo quanto spendano quando devono andare in vacanza. Nel posto giusto niente. Davvero? Il posto giusto? Il pianeta della prossima canzone. Tra tutte le chiavi, Biancaneve e i sette nani, Cenerentola sono mitiche. Come in un bar, devi sceglierne una. Per me sta pensando a un hotel. Qualcuno stia giocando a bowling. Mi piace il bowling. Piace anche a me. Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Si sposti, per favore, signora mamma orso polare. Perché non vuole farci passare? Lambert si svegliò di soprassalto. Aveva udito qualcosa di terribile. E vide una minacciosa, minacciosissima sagoma. Un lupo affamato aveva trovato il gregge. Lambert era pietrificato. Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. Più veloce, più veloce! Voglio la mia trappola per gli animali pronta al mio ritorno. Pausa colazione! Il latte è così cioccolatoso! Cambio di programma. Spero che la mia trappola sia... Coco Pops Marchette, divertimento cioccolatoso per tutti! Ricevi in regalo il kit del piccolo giardiniere di Kellogg's e fai crescere anche tu qualcosa di fantastico. Cerca le confezioni aderenti all'iniziativa e cresci con Kellogg's. Ehi, questo pulpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Si sposti, per favore, signora mamma orso polare. Perché non vuole farci passare? Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. Ehi, questo pulpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Arr, come faranno i pirati ad attraversare e raggiungere il tesoro? Che altro può fare felice di lei, Farfalù? Magari le piace ballare. Amica Cibis ha ragione. Provare danza Farfalù. Coraggio, andiamo a vedere dove è finita la palla. Ehi! Si sposti, la prego, leone marino. Perché? I Barbapapà decidono di andare sulla banchisa a osservare i pinguini imperatore. Ci siamo tutti? Si parte! Ehi, questo pulpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Guarda, è il maestro della melodia! Mark, e trovare un nuovo amico per la pecorella di Peluche! Sì. Come facciamo ad arrivare alla porta? Che cercate? Ecco! Ehi, questo pulpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Bene, corpo di mille balene! Hanno risolto il puzzle! È un pesce stella! Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Ho risparmiato i soldi della mia paghetta e ho messo da parte ben $18 da versare sul mio libretto! Che bravo, $18! Sono parecchi soldi, Sandrino! Wow, devi andare! Thank you.
Eccolo! Dai, che cosa stiamo aspettando? Recuperiamolo subito! Devi darmi il taccuino! È davvero brillante! Che altro può fare Felice di lei Farfalù? Magari le piace ballare. Amica Cibis ha ragione. Provare danza Farfalù. Coraggio, andiamo a vedere dove è finita la palla. Ehi! Si sposti, la prego, leone marino. Perché? Ciao, ciao! Noi andiamo a fare un balletto sul palco. Venite a vedere. Che cos'è? Non mi piace aspettare! Su, ora a sinistra. Vai un po' più su. Bene così? Ben fatto! Bene, corpo di mille balene! Hanno risolto il puzzle! È un granchio! Wow! Dimenatevi con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Fate come le meduse che sono in fondo al mare, per aiutare me e Daisy a passare! Bravissimi, così! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massima boa potenza! Non mollate, medusine! Siamo quasi arrivati! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il ponte delle soffici pecorelle! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Ballate con noi! Davvero un bel ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un orsacchiotto! Io adoro gli orsacchiotti! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! No? Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su, le braccia tendiamo! E saliamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Forza, oltrepassiamo la porta dell'orsacchiotto! Coraggio! Oh, che teneri orsacchiotti! Gli abbracci degli orsacchiotti sono i migliori. È tutto appiccicoso qui. Wow! Gli orsacchiotti hanno fatto un bel pasticcio con il loro miele. Voi vedete l'ultima porta? Guarda! Eccola lì. Camminare su questo terreno appiccicoso non si può più. Come faremo a raggiungere la nostra porta laggiù? Benvenuti al picnic degli orsacchiotti appiccicosi! Gli orsacchiotti hanno versato il loro miele sciaguratamente, perciò non si può camminare sul terreno tranquillamente. Passi piccoli e veloci sui tronchi caduti è necessario fare e sarà super facile alla meta arrivare!
passi piccoli e veloci sui tronchi caduti. Per camminare sui tronchi e superare il miele degli orsacchiotti, dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Quale animale dovremmo imitare per fare passi piccoli e veloci rimanendo in equilibrio sui tronchi? Un pinguino che ondeggia? Un cavallo che galoppa? O un pesce che nuota? Un pinguino che ondeggia? Ottima scelta! D'accordo, amici miei. Per raggiungere la nostra porta dobbiamo fare passi piccoli e veloci come quelli dei pinguini. State a guardare me. Daisy è un pinguino perfetto. Coraggio, amici miei. Facciamo i pinguini anche noi. Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre. Poi ondeggiate con me. 1, 2, 3... Via! Braccia lungo i fianchi, dritti come fusti. Saltate e ondeggiate per andare avanti giusti. Camminare come fanno i pinguini è davvero spassoso. Passi piccoli e veloci senza finire nel miele appiccicoso. Dolce! Se alla banca a mezzogiorno, perderanno sicuramente la partita! Ho risparmiato i soldi della mia paghetta e ho messo da parte ben 18 dollari da versare sul mio libretto! Che bravo, 18 dollari! Sono parecchi soldi, Sandrino! Scommetto che... Aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui! Riuscire a superare gli oranghi se non fanno altro che dondolare! Aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui! Scopri di più su Oasi nella crescita. Bene, corpo di mille balene! Hanno risolto il puzzle! È un sottomarino! Wow! Io sono Peppa Pig! E questo è il mio fratellino George! Freddy, che ci fai qui? Frank, non ci si immerge in acqua senza il boccaglio! Incredibile! Hanno risolto il puzzle! È un sub! Non ho molto tempo e vado di fretta. Hai dei pacchi per me? Indizio davvero interessante! Angelica, Oscar, Toby and Lynn, Charlie, Sophia and Jim, Alfie and Thomas and Jasmine and Sue. We got a free spoon for you. Get a free spoon with your name on it. Che Celeste non lo scopra. Aspetta un momento, forse stai pensando la stessa cosa che sto pensando io. Beh, sembri un ragazzo sensibile e serio. Accomodati. Wow, belle quelle nuvole. Ti ringrazio, sono le nuvole del tramonto. E tutti questi fuoristrada in movimento. Stia tranquilla, non lavorerà nessuno quel giorno, signorina Coniglio. Mimmi, è semplice, guarda me. Caro Babbo Natale, vorrei una bambolina. Buon Natale dalla tua Gelsomina. Che cosa dice il libro? Accipicchia, che bel banchetto! Anche questa volta l'avventura è finita bene per i Barbapapà e per i rinoceronti. Riccioli d'oro, orsetto! Ah, è il troll! Un ombrello. Pensate che all'interno stia piovendo? Su, scopriamolo. Io porto la radio. Chiunque l'abbia scritto non parlava di una ricetrasmittente. Probabilmente parlava proprio di una radio. Perciò se oggi una signora ha comprato una radio, significa che la rapinatrice di banca è una signora che... Che vuole ascoltare la musica mentre rapina la banca. Davvero un bel ballo, amici miei. La seconda porta. Guarda! Che cos'è quello? Quello lì è un armadillo, Daisy. Un'arma cosa? Un armadillo, Daisy. Gli armadilli sono delle piccole creature molto interessanti che si trasformano in una palla. È chiusa. Ci serve un'altra chiave volante. Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora...
amici. Come? Anche questa volta l'avventura è finita bene per i Barbapapà e per i rinoceronti. Bo e il Drin Drin. Ciao amici, che bello che siete qui. Wow, come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi? Ho le impronte, andiamo. È tutta ciccia, sì sì sì. Non è buono lo zampone. Sì che è buono lo zampone. Questa è fatta a tortiglione. Questa è fatta a tortiglione. Con la pochetta, la grappa è perfetta. Uova e pancetta o cotoletta. O due zamponi o i salsiccioni, come li fai sono sempre buoni. Ragazzi, avete sentito che ritmo? Già, forse dovremmo rallentare un po'. Scherzi, va bene così. Chi va piano va sano e va lontano. Eh sì, ma in macchina? In bicicletta. Sullo scooter. Beh, avete ragione, ma ora so che pezzo fare. Pronti per la carica? Siamo forti, forti come un toro! Fate uscire il torero! Chissà chi vincerà tra i due rivali! Sorpresa! Ghiti, diccelo tu! Fischiava e tra le fessure mugolava, ma Topolino non si mosse perché sapeva che a casa si trovava. Abbiamo l'occhio puntato su di te! Paperino vuol far paura, ma ecco una storia dove è lui a spaventarsi. Essere così polveroso. La terra! Questo terriccio è molto polveroso, ma è marrone, non è nero. Quindi chi ha lasciato le impronte non ha calpestato nessuno dei due. Allora cosa avrà calpestato? Cos'è questo rumore? Non lo so, viene da là dentro. Il mostro è in casa nostra! Adesso vado a vedere. Sei troppo divertente. No, sei tu che sei troppo divertente. Ma sono maialino sì e maialino no. Cos'è quella roba nera, Sandrino? Si chiama fuliggine. È il residuo della legna che si deposita nelle canne fumarie. La fuliggine è quella cosa che gli spazzacamini puliscono. Esatto. La tavolozza. E a che cosa serve questo salvagente? Questo polpo ha perso il controllo. Come facciamo ad arrivare alla porta? Invece andremo di là. L'ultimo che arriva in... Dieci lettere. Dieci! Mi piace cantare. E faccio parte di un coro. Un coro sono tante persone che cantano insieme. Po guardava attraverso il tubo. Tanti auguri a tutti, la gioia sia con voi. Cantori di Natale. Scende a fiocchi, Natale giunto ormai. Bravi, buon Natale a tutti. È molto buono. Ti piace? Sì. Un po' strano. Perché questo panda non ci lascia passare? Ci sono tantissimi animali sugli alberi, sono davvero fantastici. Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Io sono Zack lo zombie! Da. Grandi giochi! Un pinguino che ondeggia? Ottima scelta!
D'accordo, amici miei. Per raggiungere la nostra porta dobbiamo fare passi piccoli e veloci come quelli dei pinguini. State a guardare me. Daisy è un pinguino perfetto. Coraggio, amici miei. Facciamo i pinguini anche noi. Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre. Poi ondeggiate con me. Uno, due, tre... Via! Braccia lungo i fianchi, dritti come fusti. Saltate e ondeggiate per andare avanti giusti. Camminare come fanno i pinguini è davvero spassoso. Passi piccoli e veloci senza finire nel miele appiccicoso. Dolce! Forza, forza, forza! Oh oh! Ho poca energia! Ondeggiate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massima potenza! Forza, forza! Continuate così, pinguini! Siamo quasi arrivati alla porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo oltrepassato il picnic degli orsacchiotti appiccicosi! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Coraggio, amici, ballate! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! Quell'orsacchiotto vuole abbracciarti! È molto, molto affettuoso! Wow! È un orsacchiotto caldo abbraccio! Scommetto che se hai voglia di un abbraccio, questo orsacchiotto è sempre pronto a dartene uno! Sarà meglio portarlo con noi, Daisy! Non si sa mai, potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Il baco abbraccio! Non è chiusa! Coraggio, amici! Andiamo a riprendere il peluche preferito di Daisy! Sì! Wow! Guarda quanti peluche ci sono! Il baco abbraccio! A quanto vedo gli piace molto abbracciare! Guarda! Il coniglietto Randolph! Non ce lo renderà! Se solo il baco abbraccio avesse qualcosa che adorasse abbracciare tanto quanto lui, in quel caso potrebbe smettere di prendere i nostri peluche! Vedo tutto rosso! Le lenti di quegli occhiali fanno vedere tutto quanto rosso! Il ping pong! Abbassati, Daisy! Ehi! Come faremo ad arrivare alla nostra porta con tutti questi pinguini che giocano a ping pong? Benvenuti alla festa del ping pong dei pinguini! I pinguini adorano giocare e le palline fanno rimbalzare! Se alla meta volete arrivare, sopra la rete dovrete passare! Oh oh! Mi serve altra energia! Dimenatevi con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Fate con
come le meduse che sono in fondo al mare, per aiutare me e Daisy a passare. Bravissimi, così! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima boh potenza! Non mollate, medusine! Siamo quasi arrivati! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il ponte delle soffici pecorelle! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Ballate con noi! Davvero un bel ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un orsacchiotto! Io adoro gli orsacchiotti! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! No? Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su, le braccia tendiamo! E saliamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Forza, oltrepassiamo la porta dell'orsacchiotto! Coraggio! Oh, che teneri orsacchiotti! Gli abbracci degli orsacchiotti sono i migliori! È tutto appiccicoso qui! Wow! Gli orsacchiotti hanno fatto un bel pasticcio con il loro miele! Voi vedete l'ultima porta? Guarda! Eccola lì! Camminare su questo terreno appiccicoso non si può più! Come faremo a raggiungere la nostra porta laggiù? Benvenuti al picnic degli orsacchiotti appiccicosi! Gli orsacchiotti hanno versato il loro miele sciaguratamente, perciò non si può camminare sul terreno tranquillamente. Passi piccoli e veloci sui tronchi caduti è necessario fare e sarà super facile alla meta arrivare! Passi piccoli e veloci sui tronchi caduti. Per camminare sui tronchi e superare il miele degli orsacchiotti, dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Quale animale dovremmo imitare per fare passi piccoli e veloci rimanendo in equilibrio sui tronchi? Un pinguino che ondeggia? Un cavallo che galoppa? O un pesce che nuota? Un pinguino che ondeggia? Ottima scelta! D'accordo, amici miei. Per raggiungere la nostra porta dobbiamo fare passi piccoli e veloci come quelli dei pinguini. State a guardare me. Daisy è un pinguino perfetto. Coraggio, amici miei. Facciamo i pinguini anche noi. Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre. Poi ondeggiate con me. 1, 2, 3, via! Braccia lungo i fianchi, dritti come fusti. Saltate e ondeggiate per andare avanti giusti. Camminare come fanno i pinguini è davvero spassoso. Passi piccoli e veloci senza finire nel miele appiccicoso. Dolce! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il vicolo dei gatti! Ci siamo
siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici, ballate! Davvero un bel ballo, amici! La seconda porta! Un barboncino! Un soffice barboncino! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, su le braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Oltrepassiamo la porta del soffice barboncino! Andiamo! È davvero buio qui dentro! Non vedo niente! A me sembra tanto l'arena di un circo! Per caso vedete l'ultima porta? Oh! Eccola lì! Amici miei, credo proprio che questo sia un circo! E noi siamo esattamente nel circo! Ora che le scimmie non ci sono più, posso dirtelo, mi è rimasto un altro sacchetto di popcorn! Ciao ciao! Un giorno a Teletabilandia era ora di giocare a fare finta. Fare finta! Sembra che qualcuno abbia bisogno di un abbraccio. Il peluche preferito di Daisy è scomparso. Altre 5, 4, 3 code, su! Saltate tutti per raggiungere la porta laggiù. Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima Bo-potenza! Saltate, amici miei! Ci siamo quasi! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il vicolo dei gatti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici, ballate! Davvero un bel ballo, amici! La seconda porta! Un barboncino! Un soffice barboncino! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, su le braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Oltrepassiamo la porta del soffice barboncino! Andiamo! È davvero buio qui dentro! Non vedo niente! A me sembra tanto l'arena di un circo! Per caso vedete l'ultima porta? Oh!
Eccola lì. Oh. Amici miei, credo proprio che questo sia un circo. E noi siamo esattamente nel circo. Barboncini non ci lasciano passare. Benvenuti alla piramide di soffici barboncini. Per superarla, unirvi allo spettacolo dovete. Perciò arrivate in cima alla piramide prima che potete. Come facciamo ad arrivare lassù? È così alto. Per poter arrivare in cima alla piramide, dovete imitare un animale. Imitare un animale. Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per salire in cima alla piramide dei soffici barboncini? Un verme che striscia? Un piccolo insetto che cammina? O una scimmia che si arrampica? Salvando i nostri Coco Pops! Ciao divertenti, i Coco Pops! Angelica, Marco, Giulia e Michele, Emma, Sofia e Gabriele, Anna, Tommaso, Beatrice e Giosuè, abbiamo un cucchiaio per te. Il regalo per te, il cucchiaio con il tuo nome. Beh, possiamo andare. Già, niente ci trattiene. Beh. Un giorno a Telenovilandia, i Teletubbies facevano un giro sul Duck Duck. Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! La giungla! Chissà chi vive lì dentro! È chiusa! Ci serve la chiave! La chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete, come una torre. Mettetevi sulle punte dei piedi. Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, su le braccia tendiamo. E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta della giungla! Coraggio! Wow! In questa giungla non si vede niente! Un giorno a Telenovilandia, i Teletubbies facevano un giro sul Duck Duck. Che bella musica! Un flauto senza sosta! Sarà meglio tenerlo da parte, Daisy. Non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! La ballerina sulle punte! Non è chiusa! Andiamo! Facciamoci restituire il grillo Zichiti dalla ballerina sulle punte! Sulla nave e riprendono il loro viaggio intorno al mondo. Addio Borneo! Addio mangrovie! Un giorno a Telenovilandia, i Teletubbies facevano un giro sul Duck Duck.
Così volerete sempre più. Se forte forte le vostre ali batterete, i pappagallini al loro posto con me riporterete. Oh oh, mi serve altra energia. Battete le ali con me, amici. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Sì, mi state davvero aiutando, amici. La vostra energia sto sentendo. Massima potenza! Pipistrellini, battete le ali. Sì! Battete ancora un altro po'. Manca un pappagallino. Abbiamo riportato tutti i pappagallini nella loro gabbia! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare poi! Andiamo, amici! Miei. La seconda porta! Guarda! Un cane! Con una pettinatura davvero buffa! Noi sappiamo chi è stato ad acconciarlo, vero? Lo strambo acconciatore! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super super fantastico! Allora allunghiamoci! Come una torre! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta del cane con la buffa acconciatura! Angelica, Marco, Giulia e Michele, Emma, Sofia e Gabriele, Anna, Tommaso, Beatrice e Giosuè, abbiamo un cucchiaio per te! Il regalo per te, il cucchiaio con il tuo nome! Che altro può fare Felice di lei Farfalù? Magari le piace ballare. Amica Cibis ha ragione, provare danza Farfalù! Coraggio, andiamo a vedere dove è finita la palla. Ehi! Si sposti, la prego, leone marino. Perché? Ciao, ciao! Noi andiamo a fare un balletto sul palco. Venite a vedere. Sulla nave e riprendono il loro viaggio intorno al mondo. Addio Borneo! Addio mangrovie! Così volerete sempre più! Se forte forte le vostre ali batterete, i pappagallini al loro posto con me riporterete! Mi serve altra energia! Battete le ali con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando, amici! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Pipistrellini, battete le ali! Battete ancora un altro po'! Manca un pappagallino! Sì.
riportato tutti i pappagallini nella loro gabbia! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare poi! Andiamo amici! Ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un cane! Con una pettinatura davvero buffa! Noi sappiamo chi è stato ad acconciarlo, vero? Lo strambo acconciatore! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come una torre! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta del cane con la buffa acconciatura! Limone! Banana! Stivali gialli! Ora che le scimmie non ci sono più, posso dirtelo, gli è rimasto un altro sacchetto di popcorn! Ciao ciao! Un giorno a Teletabilandia era ora di giocare a fare finta. Fare finta! Sembra che qualcuno abbia bisogno di un abbraccio. Il peluche preferito di Daisy è scomparso. Altre 5, 4, 3 code, su! Saltate tutti per raggiungere la porta laggiù. Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima Bo-potenza! Saltate, amici miei! Ci siamo quasi! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il vicolo dei gatti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza amici, ballate! Davvero un bel ballo, amici! La seconda porta! Un barboncino! Un soffice barboncino! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su, le braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Oltrepassiamo la porta del soffice barboncino! Andiamo! È davvero buio qui dentro! Non vedo niente! A me sembra tanto l'arena di un circo! Per caso vedete l'ultima porta? Oh, eccola lì! Amici miei, credo proprio che questo sia un circo!
E noi siamo esattamente nel circo. Barboncini non ci lasciano passare. Benvenuti alla piramide di soffici barboncini. Per superarla, unirvi allo spettacolo dovete. Perciò arrivate in cima alla piramide prima che potete. Come facciamo ad arrivare lassù? È così alto. Per poter arrivare in cima alla piramide, dovete imitare un animale. Imitare un animale. Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per salire in cima alla piramide dei soffici barboncini? Un verme che striscia? Un piccolo insetto che cammina? O una scimmia che si arrampica? Angelica, Oscar, Toby and Lynn, Charlie, Sophia and Jim, Alfie and Thomas and Jasmine and Sue. We got a free spoon for you. Get a free spoon with your name on it. Bene, corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle! È un'ancora! Lo sanno tutti che gli spaghetti crescono sugli alberi. Cosa possiamo piantare allora? Principalmente frutta e verdura, Norri. Boccolo! Sicuramente Stephanie vive qui. Stephanie... Eccellente, hanno risolto il puzzle delle forme! È un gufo! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È un polipo! Eccellente, hanno risolto il puzzle delle forme! È un gufo! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È una balena! Ben fatto! Bene, corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle! È un pesce palla! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È un polipo! Ben fatto! Bene, corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle! È un pesce volante! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È un polipo! Dov'è Yo-Yo? Ecco Yo-Yo! Ancora! Dov'è Yo-Yo? Incredibile, hanno risolto il puzzle! È una medusa! E ora? Il giorno! Io sento aria di festa in arrivo, amici! Bello essere un falegname, ma essere un cantante è divertente! Io sento aria di festa in arrivo! Corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle! È un tricheco! Mi sto abituando al successo, sono tranquillissimo! Sai, Tasty, io invece sento ancora un certo brivido! Io mi emoziono per un non nulla! E allora cosa succede? Ci si blocca! Si arrossisce! Si va in tilt! Sapete, stavo pensando, c'è proprio un pezzo che fa per noi! Ragazzi, avete sentito che ritmo? Già, forse dovremmo rallentare un po'. Scherzi, va bene così. Chi va piano va sano e va lontano. Eh sì, ma in macchina? In bicicletta? Sullo scooter? Beh, avete ragione, ma ora so che pezzo fare. Ragazzi, avete sentito che ritmo? Già, forse dovremmo rallentare un po'. Scherzi, va bene così. Chi va piano va sano e va lontano. Eh sì, ma in macchina? In bicicletta? Sullo scooter? Beh, avete ragione, ma ora so che pezzo fare. Ragazzi, ho tutti i tasti doloranti. Che pezzo volete suonare? Suoniamo un pezzo pazzo, ma che non sia una pizza. Idea, facciamo quello del bambino con un pozzo. Via! Ragazzi, siamo davvero niente male. Beh, basta un po' di buona volontà. A proposito, lo dice anche un nostro pezzo. Sì, sì, mi piace un sacco. Parti sexy. Grande Kitty, sei davvero travolgente. Ma dai, Drami, se sono qui buona come un agnellino. Avete pensato al prossimo pezzo?
Come no? Ghiti ha lanciato l'idea. D'accordo, allora si va! Ah, e deve ancora arrivare il meglio! Ah, e deve ancora arrivare il meglio! Cosa? Oh no! Più veloce, Rudy, più veloce! Cosa? Oh no! Più veloce, Rudy, più veloce! Mi chiedo solo quanto spendano quando devono andare in vacanza. Nel posto giusto niente. Davvero? Come sono nel posto giusto? Il pianeta della prossima canzone. Ma tutte le chiavi, Biancaneve e i sette nani e Cenerentola sono mitiche. Così non vale, devi sceglierne una. Per me sta pensando a uno. Qualcuno stia giocando a bowling. Mi piace il bowling. Piace anche a me. Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Si sposti, per favore, signora mamma orso polare. Perché non vuole farci passare? Lambert si svegliò di soprassalto. Aveva udito qualcosa di terribile. E vide una minacciosa, minacciosissima sagoma. Un lupo affamato aveva trovato il gregge. Lambert era pietrificato. Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. Più veloce, più veloce! Voglio la mia trappola per gli animali pronta al mio ritorno. Pausa colazione! Il latte è così cioccolatoso! Cambia di programma. Spero che la mia trappola sia... Coco Pops Marchette, divertimento cioccolatoso per tutti! Ricevi in regalo il kit del piccolo giardiniere di Kellogg's e fai crescere anche tu qualcosa di fantastico. Cerca le confezioni aderenti all'iniziativa e cresci con Kellogg's. Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Si sposti, per favore, signora mamma orso polare. Perché non vuole farci passare? Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Arr, come faranno i pirati ad attraversare e raggiungere il tesoro? Che altro può fare felice di lei, Farfalù? Magari le piace ballare. Amica Cibis ha ragione. Provare danza Farfalù. Coraggio, andiamo a vedere dove è finita la palla. Ehi! Si sposti, la prego, leone marino. Perché? I Barbapapà decidono di andare sulla banchisa a osservare i pinguini imperatore. Ci siamo tutti? Si parte! Ehi, questo polpo ha perso il controllo. Come facciamo ad arrivare alla porta? Guarda, è il maestro della melodia. Mark, e trovare un nuovo amico per la pecorella di peluche. Sì. Come facciamo ad arrivare alla porta? Che cercate? Ecco! Ehi, questo polpo ha perso il controllo. Come facciamo ad arrivare alla porta? Bene, corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle! È un pesce stella! Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Ho risparmiato i soldi della mia paghetta e ho messo da parte ben $18 da versare sul mio libretto! Che bravo, $18! Sono parecchi soldi, Sandrino! Thank you.
bello. Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici, ballate! Davvero un bel ballo, amici! La seconda porta! Un barboncino! Un soffice barboncino! È chiusa. Ci occorre un'altra chiave volante. Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci. Alti come un albero. In punta di piedi. Allungatevi. Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo. Su, le braccia tendiamo. E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Oltrepassiamo la porta del soffice barboncino! Andiamo! È davvero buio qui dentro! Non vedo niente! A me sembra tanto l'arena di un circo. Per caso vedete l'ultima porta? Oh, eccola lì. Amici miei, credo proprio che questo sia un circo. E noi siamo esattamente nel circo. Bella musica. Un flauto senza sosta. Sarà meglio tenerlo da parte, Daisy. Non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta. La ballerina sulle punte. Non è chiusa! Andiamo! Facciamoci restituire il grillo Zikiti dalla ballerina sulle punte! Il ping pong! Avvostati, Daisy! Come faremo ad arrivare alla nostra porta con tutti questi pinguini che giocano a ping pong? Benvenuti alla festa del ping pong dei pinguini! I pinguini adorano giocare e le palline fanno rimbalzare. Se alla meta volete arrivare, sopra la rete dovrete passare. Che altro può fare Felice di lei Farfalù? Magari le piace ballare. Amica Cibis ha ragione. Provare danza farfalù. Coraggio, andiamo a vedere dove è finita la palla. Ehi! Si sposti, la prego, leone marino. Perché? Ciao, ciao. Noi andiamo a fare...
fare un balletto sul palco. Venite a vedere. Che cos'è? Non mi piace aspettare. Su, ora a sinistra. Vai un po' più su. Bene così? Ben fatto. Bene, corpo di mille balene. Hanno risolto il puzzle. È un granchio. Wow. Aspettatemi. Che meraviglia. Wow. Forte. Fermi, il taccuino. Eccolo. Dai, che cosa stiamo aspettando? Recuperiamolo subito. Devi darmi il taccuino. È davvero brillante. Così volerete sempre più. Se forte forte le vostre ali batterete, i pappagallini al loro posto con me riporterete. Mi serve altra energia. Battete le ali con me, amici. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Sì, mi state davvero aiutando, amici. La vostra energia sto sentendo. Massima potenza. Pipistrellini, battete le ali. Battete ancora un altro po'. Manca un pappagallino. Ce l'abbiamo fatta, amici miei. Abbiamo riportato tutti i pappagallini nella loro gabbia. Ci siamo riusciti anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo. Ballate con noi. Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un cane! Con una pettinatura davvero buffa. Noi sappiamo chi è stato ad acconciarlo, vero? Lo strambo acconciatore. È chiusa. Ci occorre un'altra chiave volante. Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci. Come una torre. In punta di piedi. Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo. E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta del cane con la buffa acconciatura! Un gattino. Pensate che ci siano dei gattini dentro? Io adoro i gattini! Sono morbidi, soffici e fanno le fusa quando li gratto dietro le orecchie. Come i draghi! È chiusa! Occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come un'asta! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo. E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei!
porta del morbido gattino. Andiamo. Vedo molti cuscini strani, ma nessun gattino. Per caso vedete la prossima porta? Eccola lì. Credo proprio che sarà super facile. Che soffice. Avete sentito? Sembrano fusa. La tavolozza. E a che cosa serve questo salvagente? Wow! Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Invece andremo di là! L'ultimo che arriva in... Dieci lettere! Dieci! Mi piace cantare! E faccio parte di un coro! Un coro sono tante persone che cantano insieme. Po guardava attraverso il tubo. Tanti auguri a tutti, la gioia sia con voi. Cantori di Natale. Scendi a fiocchi, Natale giunto ormai. Bravi, buon Natale a tutti. È molto buono. Mi piace? Sì. Un po' strano. Perché questo panda non ci lascia passare? Ci sono tantissimi animali sugli alberi, sono davvero fantastici. Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Devo ammettere che effettivamente è un tipo un po' strano. Io sono Zack the Zombie! Grandi giochi! Attento, Daisy! Coraggio, cangurini! Continuate a saltare! Oh, mi serve altra energia! Saltate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico abbracciale della potenza brillare fate! Altre 5, 4, 3 code, su! Saltate tutti per raggiungere la porta laggiù! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima boh potenza! Saltate, amici miei! Ci siamo quasi! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il vicolo dei gatti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici, ballate! Davvero un bel ballo, amici! La seconda porta! Un barboncino! Un soffice barboncino! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, su le braccia tendiamo. E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Oltrepassiamo la porta del soffice barboncino. Andiamo! È davvero buio qui dentro! Non vedo niente! A me sembra tanto l'arena di un circo! Per caso vedete l'ultima porta? Oh! Eccola lì! Amici miei, credo proprio che questo sia un circo. E noi siamo esattamente nel circo. Ah,
i barboncini non ci lasciano passare. Benvenuti alla piramide di soffici barboncini. Per superarla, unirvi allo spettacolo dovete. Perciò arrivate in cima alla piramide prima che potete. Come facciamo ad arrivare lassù? È così alto. Per poter arrivare in cima alla piramide, dovete imitare un animale. Imitare un animale. Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per salire in cima alla piramide dei soffici barboncini? Un verme che striscia? Un piccolo insetto che cammina? O una scimmia che si arrampica? La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! La giungla! Chissà chi vive lì dentro! È chiusa! Ci serve la chiave! La chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una torre! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, su le braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta della giungla! Coraggio! Wow! In questa giungla non si vede niente! Ora che le scimmie non ci sono più, posso dirtelo, mi è rimasto un altro sacchetto di popcorn! Che altro può fare Felice di lei, Farfalù? Magari le piace ballare. Amica Cibis ha ragione. Provare danza Farfalù. Coraggio, andiamo a vedere dove è finita la palla. Ehi! Si sposti, la prego, leone marino. Perché? Ciao, ciao! Noi andiamo a fare un balletto sul palco. Venite a vedere. Che cos'è? Non mi piace aspettare! Su? Ora a sinistra? Vai un po' più su? Bene così? Ben fatto! Bene, corpo di mille balene! Hanno risolto il puzzle! È un granchio! Wow! Oh, la porta! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Ballate con noi! Davvero un bel ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda, una coccinella! Io adoro le coccinelle! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, su le braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici!
oltrepassiamo la porta della coccinella. Coraggio! Wow! A quanto pare qualcuno sta facendo una festa! Per caso vedete l'ultima porta? Guarda! Eccola lì! Sarà semplicissimo! Coraggio, amici miei! Una coccinella! Una coccinella enorme! A quanto pare questa coccinella non ci lascia passare! Come faremo a raggiungere la nostra porta se lei ci ostacola? Benvenuti alla festa di compleanno della coccinella! Lei è più che pronta a festeggiare, ma le ospiti tardano ad arrivare! Per indicar loro la strada, salite in alto e portatele qua! Lei sarà felice e passare vi farà! Quindi dobbiamo salire alti nel cielo affinché le invitate ci vedano? Ma come potremo riuscirci? Per salire in alto e condurre le ospiti alla festa, dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per salire in alto e condurre le amiche alla festa della coccinella? Un vermetto che striscia? Un pipistrello che sbatte le ali? O una foca che applaude? Un pipistrello che sbatte le ali? Ottima scelta! Per trovare le amiche della coccinella dobbiamo agitare forte forte le braccia come fa il pipistrello. Con l'aiuto delle piume magiche! Daisy è proprio un pipistrello fa... Bel ballo, amici miei! Wow! Che cos'era? Una palla di neve congelina sfrenata! Divertente! Impossibile prenderla! Niente è impossibile per il mio amico draghetto! Sarà meglio tenerla da parte, Daisy, non si sa mai! Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Lo Snick! È chiusa! Amici cari, alla riscossa! Lo Snick! Ora che le scimmie non ci sono più, posso dirtelo che è rimasto un altro sacchetto di popcorn! Ciao ciao! Un giorno a Teletabilandia era ora di giocare a fare finta. Fare finta! Sembra che qualcuno abbia bisogno di un abbraccio. Il peluche preferito di Daisy è scomparso. Altre 5, 4, 3 code, su! Saltate tutti per raggiungere la porta laggiù. Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima bo-potenza! Saltate, amici miei! Ci siamo quasi! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il vicolo dei gatti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici, ballate! Amici, la seconda porta. Un
barboncino. Un soffice barboncino. È chiusa. Ci occorre un'altra chiave volante. Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci. Alti come un albero. In punta di piedi. Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo. Su, le braccia tendiamo. E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Oltrepassiamo la porta del soffice barboncino. Andiamo! È davvero buio qui dentro. Non vedo niente. A me sembra tanto l'arena di un circo. Per caso vedete l'ultima porta? Oh! Eccola lì! Amici miei, credo proprio che questo sia un circo. E noi siamo esattamente nel circo. Barboncini non ci lasciano passare. Benvenuti alla piramide di soffici barboncini. Per superarla, unirvi allo spettacolo dovete. Perciò arrivate in cima alla piramide prima che potete. Come facciamo ad arrivare lassù? È così alto. Per poter arrivare in cima alla piramide, dovete imitare un animale. Imitare un animale. Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per salire in cima alla piramide dei soffici barboncini? Un verme che striscia? Un piccolo insetto che cammina? O una scimmia che si arrampica? Angelica, Oscar, Toby and Lynn, Charlie, Sophia and Jim, Alfie and Thomas and Jasmine and Sue, we got a free spoon for you. Get a free spoon with your name on it. Bene, corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle! È un'ancora! Lo sanno tutti che gli spaghetti crescono sugli alberi. Cosa possiamo piantare allora? Principalmente frutta e verdura, Norri. Boccolo! Sicuramente Stephanie vive qui. Stephanie! Eccellente, hanno risolto il puzzle delle forme! È un gufo! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È un polipo! Eccellente, hanno risolto il puzzle delle forme! È un gufo! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È una balena! Ben fatto! Bene, corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle! È un pesce palla! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È un polipo! Ben fatto! Bene, corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle! È un pesce volante! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È un polipo! Dov'è Yo-Yo? Ecco Yo-Yo! Ancora! Dov'è Yo-Yo? Incredibile, hanno risolto il puzzle! È una medusa! E ora? Il giorno! Io sento aria di festa in arrivo, amici! Bello essere un falegname, ma essere un cantante divertente! Io sento aria di festa in arrivo! Corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle! È un tricheco!
Mi sto abituando al successo, sono tranquillissimo. Sai, Tasty, io invece sento ancora un certo brivido. Io mi emoziono per un non nulla. E allora cosa succede? Ci si blocca. Si arrossisce. Si va in tilt. Sapete, stavo pensando, c'è proprio un pezzo che fa per noi. Ragazzi, avete sentito che ritmo? Già, forse dovremmo rallentare un po'. Scherzi, va bene così. Chi va piano va sano e va lontano. Eh sì, ma in macchina? In bicicletta. Sullo scooter. Beh, avete ragione, ma ora so che pezzo fare. Ragazzi, avete sentito che ritmo? Già, forse dovremmo rallentare un po'. Scherzi, va bene così. Chi va piano va sano e va lontano. Eh sì, ma in macchina? In bicicletta. Sullo scooter. Beh, avete ragione, ma ora so che pezzo fare. Ragazzi, ho tutti i tasti doloranti. Che pezzo volete suonare? Suoniamo un pezzo pazzo. Ma che non sia una pizza. Idea, facciamo quello del bambino con un pozzo. Via! Ragazzi, siamo davvero niente male. Beh, basta un po' di buona volontà. A proposito, lo dice anche un nostro pezzo. Sì, sì, mi piace un sacco. Parti, Saxi. Grande, Kitty, sei davvero travolgente. Ma dai, Drami, se sono qui buona come un agnellino. Avete pensato al prossimo pezzo? Come no? Chi ti ha lanciato l'idea? D'accordo, allora si va! E deve ancora arrivare il meglio! E deve ancora arrivare il meglio! Cosa? Oh no! Più veloce, Rudy! Più veloce! Cosa? Oh no! Più veloce, Rudy! Più veloce! Bella famiglia! Mi chiedo solo quanto spendano quando devono andare in vacanza. Nel posto giusto niente! Davvero? Come sarebbe il posto giusto? Il pianeta della prossima canzone! Ma tutte le chiavi, Biancaneve e i sette nani in Cenerentola sono mitiche! Così non vale! Devi sceglierne una! Per me sta pensando a uno! Qualcuno stia giocando a bowling. Mi piace il bowling. Piace anche a me. Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Si sposti, per favore, signora mamma orso polare. Perché non vuole farci passare? Lambert si svegliò di soprassalto. Aveva udito qualcosa di terribile. E vide una minacciosa, minacciosissima sagoma. Un lupo affamato aveva trovato il gregge. Lambert era pietrificato. Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. Più veloce, più veloce! Voglio la mia trappola per gli animali pronta al mio ritorno. Pausa colazione! Il latte è così cioccolatoso! Cambia di programma. Spero che la mia trappola sia... Coco Pops Marchette, divertimento cioccolatoso per tutti! Ricevi in regalo il kit del piccolo giardiniere di Kellogg's e fai crescere anche tu qualcosa di fantastico. Cerca le confezioni aderenti all'iniziativa e cresci con Kellogg's. Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Si sposti, per favore, signora mamma orso polare. Perché non vuole farci passare? Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Arr, come faranno i pirati ad attraversare e raggiungere il tesoro? Che altro può fare felice di lei, Farfalù? Magari le piace ballare. Amica Cibis ha ragione. Provare danza Farfalù. Coraggio, andiamo a vedere dove è finita la palla. Ehi! Si sposti, la prego, leone marino. Perché... I Barbapapà decidono di andare sulla banchisa a osservare i pinguini imperatore. Ci siamo tutti? Si parte! Sì! Ehi,
questo polpo ha perso il controllo. Come facciamo ad arrivare alla porta? Guarda, è il maestro della melodia. Mark, e trovare un nuovo amico per la pecorella di peluche. Sì. Come facciamo ad arrivare alla porta? Che cercate? Ecco! Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Bene, corpo di mille balene! Hanno risolto il puzzle! È un pesce stella! Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Ho risparmiato i soldi della mia paghetta e ho messo da parte ben 18 dollari da versare sul mio libretto! Che bravo, 18 dollari! Sono parecchi soldi, Sandrino! È chiusa. Ci occorre un'altra chiave volante. Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci. Come una torre. In punta di piedi. Allungati.
Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta del cane con la buffa acconciatura! Beh, possiamo andare. Già, niente ci trattiene. Beh. Un giorno a Telenovilandia i Teletubbies facevano un giro sul Duck Duck. Ad arrivare alla nostra porta con tutti questi pinguini che giocano a ping pong. Benvenuti alla festa del ping pong dei pinguini. I pinguini adorano giocare e le palline fanno rimbalzare. Se alla meta volete arrivare, sopra la rete dovrete passare. Un pinguino che ondeggia? Ottima scelta. D'accordo, amici miei. Per raggiungere la nostra porta dobbiamo fare passi piccoli e veloci come quelli dei pinguini. State a guardare me. Daisy è un pinguino perfetto. Coraggio, amici miei. Facciamo i pinguini anche noi. Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre. Poi ondeggiate con me. Uno, due, tre... via! Braccia lungo i fianchi, dritti come fusti. Saltate e ondeggiate per andare avanti giusti. Camminare come fanno i pinguini è davvero spassoso. Passi piccoli e veloci senza finire nel miele appiccicoso. Dolce! Forza, forza, forza! Oh oh, ho poca energia. Ondeggiate con me, amici. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Sì, mi state davvero aiutando. La vostra energia sta sentendo. Massima potenza! Forza, forza! Continuate così, pinguini. Siamo quasi arrivati alla porta. Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo oltrepassato il picnic degli orsacchiotti appiccicosi. Ci siamo riusciti, anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo, ballate con noi. Vediamo che ballo sapete fare, poi. Coraggio, amici, ballate! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! Quell'orsacchiotto vuole abbracciarti! È molto, molto affettuoso! Wow! È un orsacchiotto caldo abbraccio! Scommetto che se hai voglia di un abbraccio, questo orsacchiotto è sempre pronto a dartene uno! Sarà meglio portarlo con noi, Daisy. Non si sa mai, potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Il baco a braccio! Non è chiusa! Coraggio, amici! Andiamo a riprendere il peluche preferito di Daisy! Sì! Guarda quanti peluche ci sono! Eh?
suo abbraccio. A quanto vedo gli piace molto abbracciare. Oh, guarda, il coniglietto Randolph. Non ce lo renderà. Se solo il baco abbraccio avesse qualcosa che adorassi abbracciare tanto quanto lui, in quel caso potrebbe smettere di prendere i nostri peluche. Oh, che teneri orsacchiotti! Gli abbracci degli orsacchiotti sono i migliori. Shh, è un segreto. Lo smemorino! Raggiungere la porta ora. Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. L'importante è che sei tornata. Oh, mi serve altra energia. Dimenatevi con me, amici. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Fate come le meduse che sono in fondo al mare, per aiutare me e Daisy a passare! Bravissimi, così! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima boh potenza! Non mollate, medusine! Siamo quasi arrivati! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il ponte delle soffici pecorelle! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Ballate con noi! Davvero un bel ballo, amici miei. La seconda porta. Guarda, un orsacchiotto. Io adoro gli orsacchiotti. È chiusa. Ci occorre un'altra chiave volante. No? Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico. Allora allunghiamoci. Alti come un albero. In punta di piedi. Allungatevi. Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo. Su, le braccia tendiamo. E saliamo. Sì. Presa. Grazie mille, amici. Forza, oltrepassiamo la porta dell'orsacchiotto. Coraggio! Oh, che teneri orsacchiotti! Gli abbracci degli orsacchiotti sono i migliori. È tutto appiccicoso qui. Wow! Gli orsacchiotti hanno fatto un bel pasticcio con il loro miele. Voi vedete l'ultima porta? Guarda! Eccola lì! Camminare su questo terreno appiccicoso non si può più. Come faremo a raggiungere la nostra porta laggiù?
Benvenuti al picnic degli orsacchiotti appiccicosi. Gli orsacchiotti hanno versato il loro miele sciaguratamente, perciò non si può camminare sul terreno tranquillamente. Passi piccoli e veloci sui tronchi caduti è necessario.